Nicolo Pallatella, 27esima edizione di Telethon Italia, a Foggia ancora un appuntamento, ancora Nicolo Pallatella a condurre questa manifestazione che è una manifestazione sociale ma che nello stesso tempo diventa anche una manifestazione che aggrega tante situazioni. Aggrega quest'anno circa 70 punti, stiamo continuando a crescere anno per anno, all'ultimo dato, perché anche noi abbiamo dei dati da rispettare di raccolta fondi, siamo 13esima provincia in Italia, lo dicevamo prima in un'altra intervista, siamo in controtendenza perlomeno con le classifiche che ci penalizzano per la qualità della vita, almeno nella solidarietà siamo tra i primi posti. C'è un grosso lavoro dietro tutto questo, non nasce per caso nemmeno la solidarietà, la dimostrazione è anche dove siamo oggi, c'è un rapporto anche con gli imprenditori locali, purtroppo non tantissimi, come al solito una piccolissima parte, però ci sono dei casi tipo proprio quello di oggi, dove ci sono 69.000 euro di raccolta in 5 anni ed è uno dei fattori di spinta che porta il coordinamento di Foggia a essere un'eccellenza in Telethon Italia. Un'informazione importante, perché poi alla fine la gente chiede e si chiede ma che cosa si fa con questo denaro? Beh, Telethon sta portando avanti alcuni progetti, alcuni li ha conclusi, ci sono alcune malattie come la Daschid che sono al farmaco, quindi ci stanno curando già delle persone, ma do un'anteprima assoluta alle vostre telecamere, malattie molto diffuse come la beta talassemia, detta anche anemia mediterranea, e ormai ai trial clinici, quindi Telethon sempre più vicino al mondo del farmaco. Telethon che è stata disinteressata dalle attenzioni del farmaco e dei grossi gruppi farmaceutici, proprio perché le malattie rare in effetti interessano un numero ristretto di persone. Se la dignità non ha un numero, ma è la dignità, chi è malato di una malattia rara merita lo stesso rispetto ed è il motivo per cui Telethon continuerà a dedicare attenzione finché queste malattie non saranno totalmente debellate. Nico, dal 12 dicembre al 5 gennaio 2018 ci sono tanti eventi. Per Foggia e provincia, cosa c'è in calendario, quali sono le iniziative diciamo da seguire oltre magari a quelle tra virgolette un po' più private? Sì, ci sono, domani siamo in centro commerciale Mongolfiera dove da domani fino al 20 si disputa pallone calcio con palla spugna per i bambini che vengono in Mongolfiera, ci si ferma perché è un'attrattiva per i ragazzini e si trattengono, soprattutto la gioia credo sarà dei genitori, e poi inizia un ciclo che fa male a quelli come noi di cene solidali, cene spettacolo, spettacoli teatrali su San Nicandro, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo. Va detto, grazie a questo lavoro enorme dei volontari, circa 44 comuni della provincia di Foggia sui 61, ma questa volta in maniera insolita sfondiamo anche le porte del Barese, del Nord Barese, quindi stiamo anche a Trinitapoli, Margherita di Savoia, Bisceglie, insomma un coordinamento che lavora molto e che dà delle grandi soddisfazioni. Lo dico ai foggiani, credeteci, perché in questo, almeno in queste cose, nella solidarietà nel terzo settore, Foggia non è seconda, ha tantissime città molto più importanti di noi. La prima ancora una volta affianca un'opera sociale, parliamo di Telethon. Quest'anno ancora una presenza, avete raccolto tanti soldini tra chi viene a fare gli acquisti. Quest'anno qual è stata la motivazione e che cosa farete, che cosa proponete questa volta? Allora, la motivazione è sempre la stessa, è quella di in un periodo particolare come il Natale di pensare a qualcuno che ha bisogno. Quindi la volontà, quindi anche quest'anno che è il sesto anno, dal 12 di dicembre al 7 di gennaio, al 6 gennaio, faremo questa raccolta fondi. Quindi vorrei ringraziare prima di tutto i nostri clienti che in questi anni hanno dato la massima fiducia, che è la cosa fondamentale e che a noi ci onora. Quindi anche quest'anno noi saremo presenti.